Giunso, parliamo del settore bancario, perché secondo un'analisi della FABI, il principale sindacato dei lavoratori bancari italiani, nel 2022 sono state pagate tasse da parte delle banche per 4,3 miliardi, nel 2023 per 8,1, per un totale di 12,5 miliardi. Dall'esame della FABI sul gettito generato da un eventuale contributo di solidarietà, di questo si sta parlando, delle banche a favore dell'erario, emergerebbe che il contributo potrebbe fruttare tra i 661 milioni di euro e gli 1,3 miliardi se applicato sugli ultimi due anni 2022-2023 con un contributo dell'1%, la somma corrispondente sarebbe pari a 255 milioni nel 2022 e 406 milioni nel 2023, per un totale di 661 milioni, con una percentuale del 2%, ovviamente questo sarebbe raddoppiato a 1,3 miliardi. Oggi, dottor Giunso, abbiamo visto il settore bancario un po' soffrire a Piazza Affari, sta per arrivare non più la tassa sugli extra profitti, ma questo contributo di solidarietà, secondo lei? Ma intanto, premetto, stiamo commentando dei rumors che arrivano da indiscrezioni giornalistiche, quindi di certo non c'è ancora niente. Però ovviamente se ne parla e quindi spesso i rumors sono formati in generale. Oggi quasi tutte le case si sono così prodigate a fare delle ipotesi, delle stime su quanto potrebbe essere questo contributo, questi piani, il contributo di solidarietà o tassa sugli extra profitti, poco cambia, la sostanza è sempre la stessa. E un rumor in più è che questo contributo sarebbe esteso non solo alle banche, ma anche alle società assicurative, nonché quelle energetiche. Quindi questo contributo in generale sarebbe decisamente più ampio. Secondo alcune stime, diciamo, questo teorico 2% di contribuzione calcolato sugli ultimi 12 mesi tra banche e assicurazioni potrebbe fruttare circa 1,7 miliardi. Mentre sulla parte energia e utilities circa 700 milioni. A me non piace molto commentare questi rumors, mi limito semplicemente a un paio di considerazioni. A, questi rumors rischiano comunque di far vacillare quello che può essere l'impatto governo-banche, nel senso che certe cose non dovrebbero trapelare, ma dovrebbero essere oggetto di una trattativa riservata. Seconda cosa, glielo dico da pure investitore, non sono molto felice che girino queste cose. Io, come penso tutti gli investitori, amiamo investire in società che fanno profitti o addirittura extra profitti. È il nostro mestiere cercare le società migliori che guadagnino, che possono quindi generarci utile per i nostri portafogli, per i nostri risparmi, o in termini di rivalutazione del capitale, in termini di buyback, in termini di dividendi. Pensare che qualcuno possa andare a mettere giustamente o ingiustamente le mani su questi profitti dal lato mercato non può che non piacere. Quindi, per quanto rumor, per quanto ancora stime molto aleatorie, diciamo che sono provvedimenti che al mercato non piacciono. E in effetti il mercato, come sempre, poi si esprime con l'andamento della quotazione. L'abbiamo visto, caso Unicredit a parte, a cui abbiamo dedicato tutta la prima parte della puntata di oggi di Report, tutti gli altri titoli peggiori, con la sola eccezione di Brunello Cucinelli, appartengono proprio al comparto creditizio. Grazie davvero al dottor Massimo Maria Giunso, partner di Nexam Partners SIM. Sempre un piacere averla con noi, dottor Giunso. A presto. Grazie, buonasera anche a lei. E noi andiamo subito a Roma.